Buonasera e ben ritrovati. La nostra storia continua il cammino con uno sguardo verso il passato. I protagonisti di questa puntata saranno gli alpini e andremo addirittura nel 1996. Da sempre, come sapete, il nostro territorio è legato agli alpini. In quell'occasione, nel 96, l'Ossola ospitò le esercitazioni della Brigata Taurinense. Base delle operazioni Masera, dove fu allestito il campo base. Per due settimane centinaia di alpini con elicotteri e mezzi militari di ogni genere invasero bonariamente l'Ossola. Il tutto si concluse con una sfilata e il coro della Brigata Taurinense. Lo speciale dell'intero evento fu realizzato per noi da Cristina Petteruzzo. Vediamo. Amici di Monitor, buongiorno. La nostra trasmissione vuole farvi oggi vivere una giornata con uno dei corpi dell'esercito più amati e più stimati non solo dalla gente di montagna, ma da tutti gli italiani. E per realizzare questo progetto abbiamo approfittato della presenza della Brigata Alpina Taurinense in Ossola con 1700 militari per i cosiddetti campi estivi, cioè l'addestramento conclusivo per l'operatività in montagna. Le escursioni rappresentano infatti l'aspetto più qualificante della addestramento degli alpini e rivestono un'importanza particolare al fine dell'acquisizione sia dell'autonomia operativa che della mobilità in montagna. Le escursioni di questi campi estivi interessano tutti i reparti della brigata, come il comando, il reparto sanitario aviotrasportato e il battaglione logistico. E le nostre telecamere vogliono farvi conoscere la quotidianità di queste operazioni e vedere come si sviluppano i campi, partendo proprio da qui, da Masera, dove è insediato il comando della Brigata Alpina Taurinense, per poi trasferirci a Nosere per il 3° Reggimento Alpini, a Villa d'Ossola, dove c'è il reparto di sanità, e infine seguire una vera e propria ascensione. Ma andiamo con ordine e vediamo con il comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale Bruno Iob, quale sia l'organigramma di questo corpo alpino. La Brigata Alpina Taurinense normalmente è dislocata nel Piemonte centro-meridionale, nelle province di Torino e di Cuneo. In particolare il comando della Brigata, il reparto di sanità aviotrasportabile e il reparto comando e supporti tattici della brigata sono dislocati a Torino, nella caserma Montegrappa. Poi il secondo e il terzo reggimento alpini sono dislocati rispettivamente, il secondo reggimento alpini nella sede di Borgo San Dalmazzo e anche a Boves, dove sono dislocate tre compagnie alpini. Il terzo reggimento alpini invece è a Pinerolo, e con una compagnia a Ulzio. Il primo reggimento di artiglieria da montagna è a Fossano, al completo, quindi anche questo in provincia di Cuneo, e poi rimane il battaglione logistico che è a Rivoli. Oltre a questi reparti, che sono i reparti operativi della brigata, esiste il battaglione addestramento reclute della brigata, che è il battaglione Mondovì, battaglione alpini Mondovì, che è a Cuneo nella caserma Vian. Questa è la dislocazione diciamo normale della brigata nelle sedi stanziali. Adesso dal 17 di giugno siamo qui con tutti i reparti, escluso il battaglione addestramento reclute, qui nell'Alta Val d'Ossola e in Valsesia, dove abbiamo iniziato e condotto le escursioni estive. Escursioni estive che si sono articolate in una prima fase, la prima settimana, diciamo in sede fissa, con un'attività di irradiamento, quindi tutti i reparti, partendo da una sede, effettuavano addestramenti giornalieri rientrando in serata nella stessa località. Da la settimana scorsa e questa settimana, che è l'ultima di campo, invece stiamo effettuando il cosiddetto campo mobile, che vuol dire che ogni reparto muove da una sede e giornalmente ne raggiunge un'altra, e quando anche attività di carattere alpinistico, come magari spero possiate avere l'occasione di verificare nei prossimi.
È una parte fondamentale della Brigata Alpina Taurinense e la compagnia Trasmissioni. Che cosa venga svolto quotidianamente in questa compagnia ci viene spiegato dal maresciallo Salvatore Bonomolo. Allora, la vostra attività, maresciallo? Allora, la nostra attività è quella fondamentale di permettere al comandante di esercitare la sua azione di comando sui reparti dipendenti dislocati su una vasta area che nel nostro caso è il Valdossola, e quindi c'è un altro compito fondamentale, appunto quello di smistare tutti i messaggi che vengono da e per il comando e favorire appunto questo scambio di informazioni tra il comandante e i reparti dipendenti circa le attività che si svolgono nella Valdossola, in questo caso escursioni estive e reparti che sono in movimento sulle varie montagne, valli, eccetera. Qui ci troviamo a Losere, a Domodossola, e questa è la sede del Terzo Reggimento Alpini, il nucleo tattico logistico. Il nucleo tattico logistico del Terzo Alpini, tutto sommato, è diviso in due parti: la parte tattica, diciamo, che si praticamente sistema dagli ordini alle compagnie che sono in escursione, e la parte logistica invece che assicura il sostegno logistico alle stesse compagnie. In questo posto qui dove ci troviamo è la parte operativa, la parte tattica, dove c'è un centro di trasmissioni e un centro di comando. La parte logistica la vedremo poi dopo. Qui in pratica si svolge appunto tutta l'attività di comando del Terzo Reggimento Alpini, si organizza le attività delle compagnie che stanno facendo attività fuori in montagna. E proseguiamo con il nostro viaggio attraverso la Brigata Alpina Taurinense in Ossola. È il momento ora di vedere gli alpini nel pieno della loro attività di montagna. Li abbiamo seguiti in elicottero quando sulle vette ossolane ed in particolare al Devero stavano tornando alla base di Masera dopo aver trascorso alcuni giorni di escursioni e allenamenti tipici dei campi estivi. Ma quali sono le impressioni di questi ragazzi che stanno così trascorrendo il periodo di Eva? Quanta la fatica? O forse, nonostante la fatica, è più grande la soddisfazione di aver visto posti nuovi e scalato vette sconosciute? Insomma, sentiamo dagli alpini stessi impressioni ed emozioni di questo periodo di Naia. Di vedere gli alpini nel loro ambiente naturale, in mezzo alle montagne. Capitano Recchi, voi siete partiti questa mattina e qual è il vostro percorso di oggi? Allora, noi stamattina siamo partiti dall'Alpe Vannino, abbiamo passato il colle Scattaminoia, dopodiché stiamo proseguendo nella nostra discesa fino all'Alpe Devero, dove pernotteremo in quota. Ecco, in quanti siete? Orientativamente siamo una cinquantina. Una cinquantina, come si comportano i ragazzi? Abbastanza bene. Nonostante le alte quote, insomma, questo addestramento sta dando i suoi frutti? Bisogna dire che eravamo anche addestrati prima del campo, e poi ci sono dei ragazzi molto validi, soprattutto ragazzi ossolani. Allora, se a lei non dispiace, noi andremo a dire proprio il parere di questi ragazzi. Va bene, penso che siano molto contenti. Come stanno? Bene, buongiorno. Buongiorno, cosa c'è nello zaino? È necessario per stare fuori 4-5 giorni di fila. Adesso questo è il giorno numero? Siamo fuori da 3 settimane, ma siamo partiti, ma non vediamo più la base da lunedì.
Ci vedremo venerdì. C'è un po' di voglia di tornare, eh? Ma insomma, si sta bene anche qua comunque. Sì? Sì, sono bei posti. Tu di dove sei? Sono in Liguria. Un ligure dei monti, come ti trovi? Bene, bene, mi è sempre piaciuta la montagna. Comunque fa piacere vedere posti nuovi. Tu sei particolarmente appesantito, sì. Che cos'è questo? Un'arma del reparto. E come ti trovi? Abbastanza bene, un po' duro all'inizio, però un po' questi campi sono proprio duri. Sì? Tu da dove vieni? Torino. Da Torino, quindi la montagna sei un pochino abituato? Ah, mica tanto, solo questo, durante il servizio di leva ne sto facendo tanta, prima poca. E ti aspettavi che fosse così dura? Sì, abbastanza. Siamo abituati un po' a questa durezza, andare su. Ma non c'è il sole adesso qui? Come non c'è il sole? È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. Tu da dove arrivi? Io sono di Torino. Vabbè, allora le montagne, sei abituato? Sì, sono anche lì, sono abituato. Come sono questi campi estivi? Ah, per il momento con delle giornate così sarebbero bellissimi tutti i campi, solo che abbiamo avuto un po' di sfortuna i giorni iniziali che... Ed è preso tanta acqua. Acqua, pioggia, vento, abbiamo dormito fuori. Conoscevi già questa zona? No. E cosa ne pensi? No, è una bella zona, belle montagne, basta prenderle così, fare quello che si deve fare con... Senza star lì a pensare sono al militare, boh, l'unica cosa è quella. E il rapporto con gli ossolani? Trovato che della gente nessun problema, bravissima gente. Sono tutti abbastanza, riescono ad attaccare abbastanza discorsi, bottone, divertirsi, non ce ne sono. Non vi sentite un po' i militari emarginati? No, proprio per quello non se ne parla. Molti siete i torinesi però, ho notato. Sì, perché la taurinense recluta molto in Piemonte. Senti, ma tu conoscevi già questa zona prima di venire a fare il militare? No. No? E cosa ne pensi? Sono delle belle montagne. E con gli ossolani com'è andata? Non abbiamo avuto molti contatti perché siamo sempre rimasti in quota, avevamo il campo mobile, quindi in fondovalle siamo rimasti solo due serate. Comunque sono gente ospitale. Tu da dove arrivi? Io dalla provincia di Cuneo. Oh, e allora tu con gli alpini hai abbastanza confidenza? Direi di sì. Abbastanza. Conoscevi già l'ossola? No, nuovo posto nuovo, bello. Nuovo però bello. Ma tu cos'hai nello zaino che sei molto più carico rispetto agli altri? Abbiamo io e il mio compagno, abbiamo la barella. In caso di soccorso è necessaria la barella per soccorrere. Non ne avete avuto bisogno? No, è andato tutto bene, fortunatamente. Ma vi scambiate un po' questo peso tra tutti quanti o sei tu che ti porti? Un po' a turno, tra noi alpieri ci scambiamo la barella. Gli alpieri cosa fanno in modo particolare? Sono dei fucilieri da montagna e vengono aggregati ai fucilieri classici per aiutarli in montagna. Come stanno andando questi campi estivi? Molto bene, sono stati molto belli. Il tempo è stato così, non sempre bellissimo, ma è stato molto bello. Nell'insieme è una naia divertente, diciamolo tra di noi. Sicuramente, divertente e veloce. Abbiamo lasciato gli alpini che riprendono e proseguono nella loro camminata in vista di raggiungere l'Alpe d'Evero e abbiamo sentito anche la loro opinione. Come spesso i luoghi comuni vogliono, si dice che la naia sia monotona, noiosa e invece noi abbiamo scoperto una sorta di vitalità e di gioia di fare il servizio militare proprio tra questo corpo. Noi non siamo però come gli alpini, non andiamo giù a valle a piedi, c'è un elicottero che ci aspetta e le bellissime immagini di Marco Milani che vi fanno vedere le montagne ossolane. Thank you.
E se avete avuto la possibilità di vedere tante bellissime immagini è stata anche grazie a tutti i signori che sono in mia compagnia adesso. Avete visto anche le immagini dall'elicottero e questi signori, oltre a assorbire l'ordinarietà del loro lavoro e del loro compito, hanno dovuto anche sobbarcarsi la straordinarietà delle nostre trame, della nostra presenza. Maresciallo Berto, qual è il vostro compito con l'elicottero insieme agli alpini? Diciamo che il compito primario è quello di prestare soccorso per eventuali problemi che fossero durante queste marce, ovviamente in alta montagna, un po' per le avversità del tempo, un po' per il terreno ovviamente, possono esistere questi problemi. Il nostro compito principale è questo. Dopodiché abbiamo dei compiti di ricognizione, di trasporto, diciamo missioni logistiche, oltre a queste primarie. Abbiamo sinora visto come si svolge la vita militare durante i campi estivi, ma quali cambiamenti o curiosità hanno suscitato gli uomini della Brigata Alpine Taurinense nel luogo che li ha ospitati e che è stato teatro di tante diversificate operazioni? Non potevamo dunque che rivolgere questa domanda agli ossolani. Una cosa eccellente, che non è la prima volta che vengono, siamo sempre presenti. Una battuta, ma alpini lo si resta per la vita? Ma io penso di sì. Come mai siete venute ad ascoltare la fanfara degli alpini? Noi siamo degli alpini e abbiamo i mariti anche alpini. I figli che hanno fatto gli alpini. Insomma, siete alpine di riflesso anche voi? Esatto, sì. Io ho il marito, i figli, sì. E come avete accolto tutta la Brigata Alpina Taurinense che ha trascorso così tanto tempo? Benissimo, sono tanto carini, fanno una tenerezza che... Ci figli, eh? Siamo in onore alla Brigata Taurinense. E si rispolla la pena in queste occasioni. Sì, certo, un po' impolverata, ma comunque nelle occasioni giuste bisogna tirarla fuori. E ha portato, penso, una ventata di... oltre che nostalgia anche di allegria, e penso che questo è un coronamento per questo campo estivo tutta la Taurinense che per la prima volta tutta insieme è stata presente in Ossola. Esatto, per la prima volta al completo. Thank you.
Siamo così giunti a conclusione del nostro speciale interamente dedicato ai campi estivi della Brigata Alpina Taurinense, che ha scelto la sua quale sede operativa di tutte le attività di addestramento in montagna. Spesso, vedendo le compagnie degli alpini, ci si è domandato, forse anche solo per curiosità, come si svolgessero le giornate di questi militari. Ora forse a qualche perché abbiamo dato una risposta. E il nostro speciale si conclude rivolgendo un grazie a tutti voi che ci avete seguito e soprattutto un grazie alla Brigata Alpina Taurinense. Avrà fatto sicuramente piacere agli alpini rivedere tante penne nere in ossola. Ricordo era il 96, sono passati davvero tantissimi anni. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che saremo in onda anche la prossima settimana, sempre al mercoledì alle 20.40 e in replica al lunedì alle 18.40 e poi in tante altre occasioni per quanto riguarda le repliche. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.